Il principio ispiratore sul quale ci muoviamo. Il principio ispiratore è l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Questo è proprio il principio base ed è un principio che noi vorremmo garantire. Quindi garantire anche in Lombardia un'istruzione realmente gratuita e accessibile a tutti. Perché diciamo questo? Perché se è vero che le scuole statali danno un'istruzione gratuita, però ci sono dei però. Nel senso che abbiamo visto, a partire dalle scuole primarie, che per esempio, voi sapete come sono messe le scuole, sicuramente qui tutti avrete nipoti, amici, figli che vanno alle scuole statali, sapete che in questo momento sono in grande sofferenza. Quindi i genitori, è vero che la scuola è gratuita, in quel caso dà anche i libri gratuitamente, però i genitori molte volte devono intervenire con fondi propri, leggo di genitori che intervengono per ridipingere le aule perché sono conciate malissimo, per portare carta igienica, per portare fogli per le fotocopie, per portare materiale scolastico, i gessetti per le lavagne, vedo la Patrizia Bedori che alza la mano continuamente, sì io. In tutte le scuole statali, le primarie, c'è questa condizione. Altra cosa, scuola gratuita, parliamo di libri? I libri delle scuole, avete visto, Giorgia ha illustrato, la ringrazio tra l'altro per questa illustrazione, penso che l'abbiate trovata molto interessante, è stata proprio una disamina, come avete visto, assolutamente super partes, perché ci interessava esaminare i dati. Allora, i libri hanno un costo molto alto. Nel momento in cui Regione Lombardia sceglie, è una scelta, di finanziare con 20 milioni, che non sono proprio due lire, sono 20 milioni delle tasse di tutti noi, famiglie che hanno fino a 40.000 euro di ISEE, e poi se ho un ragazzo che va a una scuola media e ho un reddito zero, reddito zero vuol dire reddito zero, cioè non ho soldi, in quel caso non gli do nemmeno tutti i libri gratuiti, ma gli do un piccolo contributo assolutamente insufficiente per comprare i libri, nemmeno se vado al libraccio riesco a comprarli prendendoli di seconda mano o un altro di quei negozi dove vendono i libri di seconda mano, io riesco a trovarli con quella cifra. Ed è una cosa che stiamo portando avanti, una battaglia che stiamo portando avanti da 4 anni e mezzo, perché riteniamo che questa cosa sia assolutamente. Passiamo alle superiori. Nelle superiori ci sono i contributi volontari. Volontari, si chiamano volontari. Volontari molte volte non sono per niente. Addirittura abbiamo dovuto intervenire all'inizio di questo anno scolastico, ho telefonato a un dirigente provinciale dell'ufficio scolastico territoriale, perché un dirigente aveva, cioè in una segreteria avevano rifiutato l'iscrizione a un ragazzo in assenza di ricevuta di versamento del contributo volontario. Ho telefonato al dirigente, che per fortuna ha alzato di peso la preside, dice: e altrimenti che cosa aveva fatto questa preside? Aveva scritto a questa mamma che ci ha scritto, per fortuna come Movimento 5 Stelle davvero ci facciamo portavoce, ci scrivono i genitori quando ci sono queste situazioni, molte volte le andiamo a vedere anche noi su Facebook, se vengono portate su Facebook ce ne accorgiamo, contattiamo il genitore e interveniamo. E il preside aveva detto: però chi non può pagare vorrà dire che farà un colloquio con me per spiegarmi le ragioni. Cioè io genitore mi devo umiliare
spiegandogli dei fatti miei, che magari, che ne so, ho perso il posto di lavoro perché sono stato licenziato, ho dei problemi miei in casa per cui una persona anziana, devo mettere una persona anziana in una RSA, ho dei problemi miei di malattia e devo giustificarmi perché non pago un contributo volontario. Queste cose non esistono né in cielo né in terra. Ma io non sto accusando le scuole, attenti bene, perché purtroppo molte scuole statali sono messe così male che se non ci fossero questi contributi volontari, abbiamo parlato anche con i dirigenti, e loro ci hanno detto: se noi dobbiamo garantire dei laboratori, non abbiamo i soldi per farlo. Allora l'offerta formativa ai ragazzi viene a cadere, e noi avevamo delle ottime scuole che stanno distruggendo. Tutto questo, diciamo, questa premessa per dirvi che noi quello che vorremmo fare come proposta nostra in Regione Lombardia è proprio quello di garantire un'istruzione realmente gratuita. Allora, primo punto che vorremmo affrontare. Come vi ha detto bene Georgia, è stato molto difficile. I dati che avete visto riassunti, Giorgio ha fatto un bellissimo lavoro, abbiamo cercato comunque di riassumerli in modo che fossero molto chiari, comunque sono il frutto di mesi di ricerca. Quando abbiamo chiesto queste mappe e le abbiamo chieste in assessorato, perché abbiamo detto abbiamo bisogno, vogliamo vedere visivamente, vogliamo che sia molto chiara la situazione della diffusione di tutte le scuole nelle province, ci ha ringraziato l'assessorato, ha detto bella idea, è una cosa che serve anche a noi. E siamo contenti perché, voglio dire, se noi del Movimento 5 Stelle arriviamo a fare queste pensate di una cosa che ci sembrava talmente logica, perché parti da dei dati per poi vedere quali sono le priorità, almeno noi funzioniamo così, no? Vogliamo i dati, li esaminiamo, a quel punto vediamo quali cose proporre, dati alla mano. Siamo contenti che in assessorato, dove lavorano 3.000 passa persone, siano, ci ringrazino per aver pensato a questa cosa. Quindi la prima cosa è sollecitare le istituzioni, aggiornare, completare e chiarire i dati dell'anagrafe degli studenti e quelli dell'edilizia scolastica. Perché? Perché non sono aggiornati. Quindi non sono aggiornati, per esempio, l'edilizia scolastica. Io devo vedere in ogni scuola se quella scuola mi garantisce la sicurezza degli studenti, se non c'è l'amianto, se ci sono tutta una serie di cose che in molte scuole, vi assicuro, non ci sono. Facciamo finta di niente, no? Perché poi il problema è che sanzioniamo i privati o le aziende se non hanno tutto in regola, per carità del cielo, ma i primi che dovrebbero essere in regola dovrebbero essere gli enti dello Stato. Quindi quello, e oltretutto dove vanno dei bambini, cioè devono garantire, e voi lo sapete che ogni tanto crolla il soffitto in testa a qualcuno, eh? Poi in quel momento sui giornali logicamente la cosa fa notizia, poi non ci pensa più nessuno, perché mancano i fondi, perché i fondi vengono destinati ad altro e questa non è una priorità. L'altra cosa sull'anagrafe degli studenti, perché noi in realtà sulla dispersione scolastica, che è un problema enorme, perché anche in Lombardia è un problema enorme, ma non abbiamo dei dati precisi sul fatto che magari i ragazzi vadano fuori da una scuola superiore, da un liceo, per entrare poi in una scuola professionale. I dati non sono chiari, tant'è che quando noi portiamo delle percentuali, che per quello che ci risulta, magari su Orizzonte Scuola guardiamo dei dati che vengono dati, sono molto alti, l'assessorato ci dice sempre no, noi ne abbiamo degli altri, noi vorremmo dei dati chiari. L'altra cosa è quella proprio che vi dicevo, impostare un lavoro di ricerca accurato e di conseguenza elaborazione dei dati, perché è così che si fa, bisogna guardare i dati, per poi vedere quali sono le situazioni critiche e stabilire la priorità di intervento e quindi anche quella di finanziamento ovviamente, perché senza i soldi sappiamo che non si fa molto. Allora, altra proposta, voi sapete, io faccio parte anche della Commissione Sanità e quindi una particolare attenzione nella scuola e salute. Le mense scolastiche, voi sapete che è un tema di cui ci siamo occupati in maniera
molto forte e anche controversa, perché non mi piace mai nascondermi dietro un dito. Noi abbiamo pensato, raccolto con il gruppo di lavoro, è stato istituito un gruppo di lavoro apposito sul pasto da casa, avevamo raccolto molte firme, avevamo sentito molti pareri, alcuni all'interno anche del movimento non favorevoli a questa cosa. Però, vista la situazione di Regione Lombardia, che è a macchia di leopardo, quindi ogni comune fa quello che gli pare, come appalti che dà a centri cottura, si sta sempre di più peggiorando la qualità. Perché? Perché si tende sempre di più a far arrivare i pasti dai centri di cottura. Cosa che invece, quando una volta diciamo, la cucina era all'interno delle scuole, i pasti, come succede ancora in alcune scuole, per fortuna, i pasti erano pasti buoni, i bambini potevano vedere anche come si cucinava e quindi avevano proprio un altro sapore, effettivamente, e i bambini mangiavano. Mangiavano, la maggior parte dei bambini mangiavano bene. Adesso che cosa succede? La situazione a macchia di leopardo è questa. Nei comuni, anche lì abbiamo fatto una disamina attenta prima di presentare la nostra proposta, succede di tutto. Quindi i prezzi appunto, essendo gli appalti comunque diversi, i prezzi delle mense che vengono fatte pagare alle famiglie sono diversissimi. Nel senso che se uno deve pagare il prezzo pieno, in alcuni comuni generalmente il prezzo minore che ho sentito è intorno ai 4 euro, arriviamo a 6 euro e mezzo, è tanta la differenza. In alcuni comuni per le famiglie che hanno situazioni di fragilità economica viene pagata addirittura, cioè il comune interviene per pagare integralmente la mensa, in altri no. Quindi in altri, anche se hai ISEE zero, magari il tuo euro 80 di mensa o euro e mezzo di mensa lo devi pagare comunque. Quindi la situazione è davvero diversissima. In alcuni, appunto, come dicevo, in alcuni posti c'è il centro di cottura all'interno della scuola, in altri no. E questa è una situazione che non può andare avanti. Noi siamo intervenuti comunque in Regione Lombardia portando questa proposta sul pasto da casa, c'è stata approvata, sono stati aperti dei tavoli di lavoro per dare delle linee guida, dopodiché sono intervenuti da Roma con una legge sulle mense scolastiche e quindi si è congelato e bloccato tutto. Però, comunque sia, noi non ci arrendiamo. Sulle mense scolastiche noi vorremmo uniformare il costo dei ticket mensa per tutto il territorio regionale, perché riteniamo che sia discriminante, quindi questa è una prima azione. Dovrebbe essere il come farlo, perché non sarà una cosa facile, perché dovranno essere date anche lì delle linee guida, perché sono i comuni e noi non possiamo imporre al comune qualcosa, però si possono dare delle linee guida. È già moltissimo aver portato, comunque, perché è stato un argomento che è risalito agli onori della cronaca, perché altrimenti sono quelle cose di cui tutti parlano, di cui tutti si lamentano, poi mai nessuno interviene perché sono argomenti delicati e controversi e quindi non se ne parla mai. E invece bisogna parlarne, perché è una situazione che va risolta. Prevedere ulteriori aiuti alle famiglie con difficoltà economica è quello che vi dicevo, cioè dobbiamo stabilire. Vogliamo aiutare delle famiglie, allora questo è un problema. È un problema perché ci sono famiglie che addirittura arrivano a cercare di dichiarare che i figli hanno delle intolleranze alimentari in modo da poterli prendere e portare a casa, perché non hanno sentito anche mamme che mi hanno detto questa cosa, non hanno la possibilità di pagare la mensa scolastica. E questo davvero è davvero discriminante per una scuola che dovrebbe essere aperta a tutti e gratuita. Regolamentare la possibilità di portare il pasto da casa. In qualche scuola della Lombardia già si è provato a fare queste cose, si è visto che non è niente di impossibile, è possibilissimo farlo, come scelta, sempre noi lo diamo come scelta. Una famiglia deve poter scegliere. E prevedere finanziamenti ai comuni per riportare i centri di cottura all'interno delle scuole, proprio perché è proprio così, arriviamo al secondo punto, educazione alimentare col coinvolgimento delle famiglie. Che cosa diciamo? L'educazione alimentare
non è il fatto che si prenda e si dica ai bambini abbiamo mezz'ora per mangiare, forza, veloce, devi mangiare tutto quello che ti viene servito, se non ti va bene quello che ti viene servito, poi non abbiamo il tempo, allora si prende e si butta via tutto, c'è uno spreco alimentare pazzesco, un insulto veramente alla miseria. E prendiamo e andiamo, quella non è educazione, l'educazione alimentare, e in alcune scuole viene fatta, dovrebbe essere qualcosa che coinvolge anche le famiglie. Ho sentito scuole, per esempio, innovative, in cui i genitori partecipano, e su questo siamo andati, guardo sempre Patrizia, a seguire il professor Berrino, Elena dell'Ordine dell'Universo, che lavorano molto su questa educazione alimentare. Perché? Perché la cosa molto bella dovrebbe essere coinvolgere le famiglie. I pasti a scuola che fanno i bambini sono 5 su 21, noi calcoliamo 3 pasti al giorno, colazione, pranzo, cena. Quelle, le persone che vanno educate logicamente sono anche quelle della famiglia. Quindi che cosa sarebbe che cosa ci sarebbe di meglio che coinvolgere i genitori in serate, ma sul serio coinvolgere e coinvolgere coi bambini, per fare un'educazione alimentare vera, in cui si parlasse, ci si confrontasse, potrebbe essere anche un momento davvero di socializzazione. E questo secondo noi è un punto fondamentale. Intanto vi anticipo, perché avevo speso delle parole con qualcuno che è presente in sala, stiamo cercando di programmare, adesso appena ci riusciamo, un incontro, più incontri sull'alimentazione in Regione Lombardia. Potrebbero essere davvero molto ma molto interessanti. Terzo punto, programma di monitoraggio e di controllo dello stato di salute degli studenti in ambito scolastico. Anche qui abbiamo dei buchi, per esempio il peso degli zainetti. Vi anticipo che partiremo, anche qui le cose da fare purtroppo sono tante, quindi qualche volta, cioè, partiamo, abbiamo le idee, poi sono un po' rallentate da un punto di vista operativo, perché abbiamo davvero tantissime cose su cui stiamo lavorando. Il peso degli zainetti, per esempio, è un problema enorme. In realtà non c'è nulla. Abbiamo fatto un accesso agli atti per chiedere di avere dei dati e ci hanno guardato, come ci guardano spesso, come dire, scusa, cos'è questa cosa? Il peso degli zaini per i bambini crea dei problemi alla colonna vertebrale dei bambini, scoliosi, e non è un segreto, insomma, che sono cose che poi vanno affrontate e sono un problema, prima di tutto un problema per la qualità di vita del bambino, che magari si trascina tutta la vita. E se vogliamo metterle invece su quello che ci dicono sempre, dobbiamo guardare i costi, delle ricadute di costi sulla sanità, ma soprattutto la qualità di vita che ci interessa. Quindi su queste cose bisogna indagare, la postura a scuola, come sono le sedie, viene insegnato ai bambini come sedersi in modo corretto, anche lì la scuola, ci stanno tante ore. La vista, gli occhi, gli viene insegnato se, adesso che poi oltretutto, e questo sarebbe anche per gli adulti, mi dicevano che per esempio c'è la regola del 23, non so se la conoscete, ogni 20 minuti che tu stai a guardare lo schermo devi prendere e guardare più lontano possibile, proprio per ridare all'occhio la possibilità di avere l'elasticità naturale che dovrebbe avere, guardare all'orizzonte per 3 minuti. Questo ve lo dico, questo me l'ha detto un oculista, mi ha detto, mi raccomando, applichi la regola del 23, ecco. Però i bambini, per esempio, queste cose andrebbero insegnate e andrebbero fatte. Quindi anche attrezzature per le palestre scolari, per esempio, per compensare appunto quella che è una postura, quindi attrezzature specifiche per le palestre scolastiche, che molte volte non ci sono, sempre perché mancano i fondi, che poi diamo 20 milioni, ecco, capite perché poi ci muoviamo così tanto su questa cosa, perché ci sembra veramente un modo non corretto di impiegare sempre i nostri soldi, sono quelli, e non sono i soldi di Regione Lombardia, ragioniamo sempre su come vorrei spendere i miei soldi delle tasse. Integrazione e pari opportunità. Allora, questa è una cosa su cui ci siamo mossi, anche qui abbiamo ottenuto dei risultati.
siamo riusciti a far ripassare con una nostra mozione le competenze per l'assistenza ai disabili sensoriali alla regione, perché prima le avevano le province, poi con la legge del Rio è successo un pasticcio, non si sa bene, e quando non si sa bene di chi sono le competenze si fa a scaricabarile. Sono mie, sono tue, no, non è vero, ma questa è l'interpretazione, ma io lo interpreto in un modo diverso. E questo era un problema. Adesso abbiamo provato a fare un intervento per gli asili nido, siamo riusciti a ottenerlo parzialmente entro l'anno scolastico. Educazione alla differenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Qui spezzo davvero una lancia, questo è fondamentale. Questa è una parte fondamentale perché si parte dalle scuole per combattere tutti quegli episodi, ormai quotidiani purtroppo, e rivoltanti di stupri, di violenze, di femminicidi. Noi dobbiamo partire dalle scuole. È lì che si educano le persone. Le persone tutte mi fanno segno di chiudere, scusate io poi quando parto con certe cose, però che si educano le persone. Oggi pomeriggio vi anticipo, non è qui, non lo vedete qui, però ci sarà un tavolo dedicato proprio alle pari opportunità. Abbiamo voluto farlo qui a Milano perché ci piace l'idea di farlo proprio qui vicino a dove lavoriamo noi in regione. Abbiamo un gruppo di lavoro anche per questo a cui vi invito a partecipare. Prevedere educazione all'affettività e alla sessualità. Abbiamo provato a depositare un progetto di legge. La signora Ombretta Colli ce l'ha bocciato, ha dato parere negativo perché ha detto sono le famiglie che si occupano di insegnare affettività e sessualità ai loro figli. E io non metto in dubbio che sia nella famiglia, pensiamo sempre, la famiglia è l'ambito primario importante dove sta il bambino, ma soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti, di alcune cose con i genitori non si parla. E allora avere qualcuno che affronta con i termini giusti, con l'approccio corretto e che dà la possibilità ai ragazzi di fare delle domande che magari non osano fare in famiglia, ci sembra una cosa doverosa. E poi potenziare i progetti relativi al contrasto del bullismo, che è poi qualcosa che si inserisce comunque anche nell'educazione alla differenza, perché logicamente c'è anche quello. Progetti sperimentali, quindi valutare, ci sono alcune scuole in Lombardia che stanno facendo dei progetti didattici molto particolari e che sono, si vede che sono, voglio dire, che hanno successo. Citiamo questo per esempio di Mantova, che è una fra le 20 scuole più innovative d'Italia, o l'Istituto Comprensivo Barozzi, che si occupa di integrare e fare integrazione degli alunni sordi, e quindi prevedere la valutazione di questa efficacia, le nostre famose buone pratiche, ed esportarle. Scuole dell'infanzia, e qui abbiamo, è l'ultima, non preoccuparti, scuole dell'infanzia, quindi dobbiamo vedere dove ci sono. Avete visto che la situazione anche qui a Macchia di Leopardo è molto diversa in tutta la Lombardia. Noi dobbiamo garantire comunque, anche per una questione di pari opportunità lavorative, ai genitori di poter mandare, anche per una questione proprio di educazione del bambino, di prescuola, di preparazione alla scuola, poter mandare dappertutto in tutte le zone della Lombardia, ma garantire delle scuole di infanzia statali e comunali. Quindi fare appunto questa disamina, che poi noi tra l'altro abbiamo già fatto, e tutte le famiglie devono avere la possibilità di accedere, quindi dobbiamo cercare di fare in modo che siano presenti su tutto il territorio. Ove non fosse possibile, prevediamo di aiutare le famiglie che mandano i propri figli alle scuole paritarie dell'infanzia, visto che appunto, come abbiamo detto, in tanti posti proprio sono scoperti, solo in base alla situazione economica prima di tutto. Quindi se una persona ha una situazione economica difficile è giusto aiutarlo, perché è giusto, e non può fare altro perché non c'è altra possibilità, è giusto aiutarla. Scuole dell'infanzia stiamo parlando, dove nel comune di residenza non siano presenti scuole dell'infanzia statale o comunale, o i posti in queste scuole siano esauriti, non siano sufficienti, e quindi non possa essere mandato il bambino.